Medici e infermieri nelle piazze e di fronte ai locali più frequentati dai giovani come monito per ricordare che l'emergenza non si è conclusa e il rischio di un nuovo slancio epidemico è reale. Questa è la proposta che l'UZ7 Pedemontana ha recepito e che da progetto in via di definizione si concretizzerà nella presenza del personale sanitario sul territorio per affrontare anche a muso duro il problema d'attualità della movida. Fingeranno da testimonial autorevoli, competenti di quanto è accaduto in questi mesi col coordinamento del prefetto di Vicenza Pietro Signoriello e la collaborazione dei sindaci dei comuni. Proprio a loro è riservato il compito di monitorare gli assembramenti e segnalare i luoghi più a rischio. Quelli che sono stati definiti come angeli o eroi scenderanno in piazza per quella che viene definita una campagna di sensibilizzazione. Il Covid-19 è una malattia subdola e se posso usare un termine forte la definirei bastarda, così esordisce la dottoressa Licia Guadagnin, direttore di medicina generale ospedale Sant'Orso. Un male che taglia le gambe e toglie il fiato, ti priva dei contatti con i familiari e le persone care. Non si tratta di un brutto sogno, ma di una tragica realtà. A Bassano del Grappa abbiamo gestito circa 50 malati contagiati. Sono persone, non solo numeri, ci si ammala ancora. Certi passaggi di queste testimonianze dei medici, ha commentato Bortolo Simoni, commissario dell'UZ7 Pedemontana, personalmente mi fanno venire i brividi. Già domani parteciperanno a un incontro in prefettura accanto carabinieri, polizia in generale. Anche la regione Veneto, per bocca del governatore Zaia, si è schierata con risolutezza. Riceviamo miriadi di messaggi, di mail in questi giorni che ci chiedono di fare qualcosa da parte dei giovani. Facciamo lavoro di squadra, evitate assembramenti e usate la mascherina.